saying, I love all of you. Bird by the cold, so hard and lonely too. When you don't know yourself, my friend, I'm so distressed and stand. So hard and lonely too. When you don't know yourself. Silvio Muccino, Graziano Costner, Bruno Arioli. Grazie. Grazie, grazie a mille. Tutti, grazie Bruno Arioli per questa introduzione, la musica ci accompagnerà durante tutto l'incontro. Benvenuti alla Fiera delle Parole, seconda giornata, una fiera che si presenta con 250 incontri, 450 autori che saranno su questi palchi in tutta la città, in 35 luoghi della città, e parleremo di letteratura, di musica, di cinema, di teatro, di filosofia, archeologia, arte, un sacco di cose. Scienza. Scienza, naturalmente. No? Partiamo da lì. Okay. Posso dire intanto sì, la meraviglia di essere qui? Assolutamente. È una cornice che è davvero emozionante, lo è per tutti quanti, quindi grazie di avermi invitato, grazie di essere qui. È un bellissimo modo... Insomma, naturalmente, onora, rende davvero molto onore a questo libro, quindi sono molto contento, grazie. Naturalmente grazie a te, tu sei già stato ospite della Fiera delle Parole nel 2011, sì, se non sbaglio, presentando sì, un altro libro. Sì. Ma andiamo per ordine, è giusto, naturalmente voi saprete tutto di Silvio Muccino, però ripercorriamo un po' la sua vita artistica, perché questo è importante per i discorsi che faremo dopo. Lui comincia già a 16 anni, non devi andare, ah ok, comincia già a 16 anni, 17 anni, c'è il suo debutto al cinema nel film Come te nessuno mai, del fratello Gabriele Muccino, e tra l'altro non è solo attore, è attore, qua, attore anche tra l'altro premiato con un premio speciale per l'attore di rivelazione, ma è anche già scrittore e coautore di alcune parti della sceneggiatura. 2003 Ricordati di me, 2004 Che ne sarà di noi, questa volta con Giovanni Veronesi, dove naturalmente è ancora attore e co-sceneggiatore, e si guadagna già lì due candidature per il David di Donatello. 2005 Manuale d'amore con Giovanni Veronesi, 2006 Mio miglior nemico con Carlo Verdone, e lì di seguito. Tre però sono gli appuntamenti interessanti, che sono tre film in cui tu sei regista, e sono Parlami d'amore, tratto dal primo libro di Silvio, 2008,
2010 Un altro mondo, dove è ancora attore e regista. 2015 Le leggi del desiderio. E, insomma, lui ha lavorato con molti personaggi assolutamente interessanti del cinema italiano. Come registi ricordo appunto Gabriele Muccino, Antonello Grimaldi, Giovanni Veronesi, Carlo Verdone, Paolo Genovese. È stato regista in 3 film, attore in 15, non li ho contati tutti, ma insomma sono più o meno 15, forse di più. No, a me sembra già abbastanza. È interessante perché sei stato anche doppiatore, forse questo. Il pubblico non lo sa, doppiato un personaggio di Astro Boy 2009. Hai fatto Astro Boy. A casa, tra i vari manifesti dei miei film, troneggia Astro Boy, questo è un mio orgoglio. Poi sceneggiatore in 6 film, ha fatto videoclip e pubblicità. Però oggi siamo qui innanzitutto per parlare di letteratura. Dicevo, questo è il tuo terzo libro, si intitola Quando eravamo eroi, pubblicato quest'anno per La nave di Teseo. Prima di questa prova abbiamo altri 2 libri, uno è Parlami d'amore, scritto con Carla Evangelista, scrittura a 4 mani, 2006, da cui appunto è stato tratto un film, Rivoluzione numero 9, 2011, edito Mondadori. In 2 parole la trama, per cominciare bene. Sì, diciamo, questo in effetti, come dici te, è il... Però è un po' un esordio, è il terzo ma è un esordio al tempo stesso, perché è il primo romanzo di cui mi prendo e mi assumo tutte le responsabilità nel bene e nel male. E quindi nasce come una specie di lettera aperta. Questo lo voglio dire prima ancora di raccontarvi la storia. Questa è una lettera da me a voi, o da me a chi vorrà leggere questo libro, perché arriva dopo, in effetti, tante cose, ma arriva in un momento di... Io la chiamo seconda verginità, nel senso che segna un nuovo inizio, è una specie di punto e a capo che non cancella quello che c'è stato, però rimette l'attenzione su quello che, su quanto sono cambiato in questi anni. Tutte queste esperienze sono state meravigliose, poi ci arriveremo, parleremo di come ci siamo arrivati, però questo esordio ha un valore doppiamente importante per me, perché è vero che è un esordio, ma è anche una specie di testamento, detto così, forse suono sinistro, soprattutto data la fake news di cui mi parlavi adesso, ma è un, in qualche modo parla di quello dell'uomo che sono diventato, è una riflessione sulla mia generazione e su tante altre cose, ma soprattutto è un'istantanea dei miei 35 anni, di cui sicuramente tutto questo è servito a darmi gli strumenti per poter arrivare oggi con questo libro. Sì, la storia è questa. 5 amici, amici alla fine del liceo, 17-18 anni, sono il passato del protagonista del libro, Alex, che un bel giorno da Amsterdam va a richiamare i 4 amici lasciati a casa appunto a 18 anni, quando Alex di punto in bianco scompare. E in 15 anni il resto del gruppo, un gruppo di alieni, quello che era fortissimamente legato per una condizione di cui poi parleremo, si sfalda, ognuno va per conto suo, ognuno intraprende la vita, ognuno sceglie la vita o si fa scegliere dalla vita. Alex scompare e dopo 15 anni appunto si fa risentire dai suoi amici, li chiama uno per uno e li convince a fare un ultimo incontro, questa volta in Italia, in una casa di campagna, per un fine settimana, un venerdì, un sabato e una domenica. E quello sarà il momento per raccontarsi, per svelarsi, per parlare dei sensi di colpa, delle cose non dette, per trovare un nuovo inizio. E l'inizio è proprio questa copertina, che è una copertina molto strana e molto bella. Sì, non so se la vedete. Questa copertina qui, per quanto... che mostra questi 3 ragazzini, bambini,
vestiti da supereroi in questa strada deserta, e loro hanno anche delle aree abbastanza tristi, piuttosto sfigate, mi verrebbe da dire. È una foto che non ha un nesso semantico con la storia che vado a raccontare, ma incarna perfettamente forse l'elemento da cui è nata la necessità di scrivere questo romanzo e che muove e sicuramente caratterizza tutti i singoli personaggi del libro, e cioè questo senso di essere costantemente fuori posto. Questi ragazzini, io me ne sono innamorato appena li ho visti, perché non c'è niente di più fuori posto di tre ragazzini vestiti a carnevale in una strada deserta. Incarnano, secondo me, l'anima di questi alieni, questi ragazzi che io chiamo alieni, che sono per l'appunto Alex, Rodolfo, Eva, Torquemada e Melzi, tre adolescenti che si sono conosciuti durante gli anni del liceo e hanno condiviso quella fase di passaggio dell'età in cui è molto difficile rapportarsi al mondo esterno, specialmente per loro che sentivano enorme il gap che li separava dagli altri, gli altri ragazzi della scuola, ma gli altri inteso anche come genitori, gli altri inteso come mondo esterno. Sono cresciuti in una bolla coltivando la loro unicità piuttosto che il loro desiderio di aderire alle regole del mondo. Se lo sono permesso, si sono costruiti la possibilità di avere questo lusso, di essere autosufficienti. Era questa la forza di questo gruppo di ragazzi, di amici che si chiamano per l'appunto, si definiscono alieni, alieni rispetto al mondo. Che è una sensazione che paradossalmente, sebbene io sia stato e sono per molti di voi, in un certo senso ho un'immagine che mi ha reso molto inserito nel mondo, almeno sul grande schermo, in realtà ho spesso nutrito e sentito questa sensazione spiacevole di avere, di non riuscire a connettermi, di non riuscire a collegarmi davvero, di non riuscire davvero a comprendere le regole del mondo. Ho preso questa sensazione e per la prima volta attraverso questo libro l'ho trattata con amore, con rispetto anziché con giudizio, e ho cercato di raccontare attraverso questa storia di amicizia la possibilità di farla brillare, la diversità, piuttosto che soffocarla, che reprimerla, che normalizzarla. E tutto questo avviene fino al giorno in cui Alex, diciottenne, per un motivo che non vi svelerò ovviamente, scappa senza neanche dare l'esame di maturità. Sparisce. E lui, che è il collante di questi amici, che è il fattore aggregante di queste altre quattro anime sperse e tutte con delle profonde ferite, nel momento in cui lui va via, la loro stella esplode, il mondo, il loro mondo finisce, e tutti e quattro gli altri, i superstiti a questa esplosione, sono costretti a entrare nel mondo. E nei 15 anni che separano l'ultimo addio di Alex al giorno in cui si rincontreranno in questa casa in Umbria, purtroppo tutti gli altri si normalizzano, diventano efficienti, diventano normali, diventano integrati. Apparentemente hanno anche delle vite che, viste da fuori, sono piuttosto buone. Ma c'è una cosa che è assolutamente percettibile nelle loro voci, e c'è che la nostalgia di ciò che erano, di quando erano eroi, ovvero quando sognavano di poter diventare ciò che davvero erano, di poter esprimere la loro vera natura, il loro vero sé, la loro unicità, quando non erano giusti, quando non erano corretti, quando erano sbagliati ma loro, ma profondamente integri. E quando arriva la lettera di Alex, ovviamente dopo 15 anni c'è un grande rifiuto da parte di tutti quanti,
Ma al tempo stesso c'è anche c'è il desiderio di rientrare, di fuggire dalle loro vite e di rientrare per almeno 3 giorni dentro quella stella, dentro quella bolla. Quello che non sanno è che una volta che quel gruppo si riforma e quella luce si riaccende, gli equilibri su cui hanno fondato la loro vita iniziano a tremare. C'è qualcosa che potremmo leggere che ci... Sì. Che ci racconta tutto questo? Sì. Il libro si apre... Il libro è scritto in terza persona, ma da attore e uomo di cinema anche, all'inizio ho sentito proprio come necessario trovare una voce distinta per tutti i protagonisti del libro. Qualcosa che me li facesse comprendere, che mi permettesse di interpretarli, anche se non con il mio volto, ma con le parole e il pensiero. Per cui ho iniziato il libro con 5 capitoli dedicati a ognuno di loro, scritto in prima persona, che è un modo in cui questi personaggi si presentano a voi. Direi che forse è il caso di iniziare presentandovi il protagonista, che è Alex. Mi chiamo Alex e fra 3 giorni tutto ciò che sono stato cesserà di esistere. Sono circa 4 anni che penso e preparo il mio suicidio con meticolosa attenzione, uccidendo una piccola parte di me giorno dopo giorno, sistematicamente, senza troppi coinvolgimenti o patetismi, senza rimorsi o rimpianti, come farebbe un serial killer. Sono convinto che come una fenice io rinascerò dalle mie ceneri e sarò finalmente in pace con me stesso. Siete scioccati? Ma dov'è scritto che questa sia l'unica vita che ci è data di vivere? È da quando sono piccolo che sento la gente ripetermi la stessa cosa: devi imparare ad amarti, ad accettarti. Ma l'amore non è una cosa che si apprende né si può forzare. Io so per certo che non amerò mai quello stronzo del mio portiere di Lexdostraat ad Amsterdam, dove vivo ormai da 9 anni. Allo stesso modo, posso dire con certezza che non amerò mai me stesso. Perché quando mi guardo allo specchio io non riesco a trovarmi. Vedo solo un uomo di 34 anni che non vuole crescere. Un ragazzo che non mi piace, un'identità che non mi appartiene. Per cui preferisco ucciderla, quell'immagine allo specchio, piuttosto che combattere tutta la vita per accettarla. Sinceramente, non è quello che vorremmo tutti, rinascere, resettare il gioco, avere la possibilità di dire la prossima volta andrà meglio. Ecco, io non voglio più aspettare e ho deciso che la prossima volta inizia ora. O meglio, fra 3 giorni, dopo che avrò detto addio alle uniche persone che hanno davvero contato qualcosa negli anni più incoscienti e liberi della mia vita. Eccoli qui, i miei alieni, i miei amici. Una vecchia foto ci ritrae 15 anni più giovani. Troneggia sul desktop del mio computer e la sua sfacciata bellezza quasi mi ferisce. È talmente piena di vita e ostinata a non morire che non mi sorprende che il suo ricordo sia sopravvissuto a questo silenzio forzato durato troppo a lungo, a questo abisso che ho messo tra me e loro e che ormai mi appare incolmabile. Un me stesso adolescente sorride verso l'obiettivo brandendo una bottiglia di birra come se fosse una bandiera. Lo sto guardando e non posso fare a meno di sorridergli di riflesso, anche se faccio fatica ormai a riconoscermi in lui, in quell'estraneo. Gli altri però li riconoscerei fra 1000. Rodolfo, Eva, Melzi e Torquemada, e non in ordine di importanza. Eravamo 5 alieni, 5 creature testardamente determinate a sfuggire da qualunque definizione, qualunque categoria, qualunque incasellamento. Eravamo diversi da tutti, troppo strani per essere normali, troppo normali per essere alternativi. Eravamo pesci fuor d'acqua, incapaci di relazionarsi con il mare, che anziché fluire con la corrente, preferivano risalire il fiume in cerca di una piccola insenatura tutta per loro, solo per loro. Quando però l'estate del 2000 bussò alla porta,
per ricordarci che restava solo un esame a separarci dal mondo, dall'età matura, dalla vita, la bolla si ruppe e tutti noi fummo costretti a venire a patti con il tempo e con l'inevitabilità del cambiamento. O meglio, tutti tranne me. Sì, perché mentre gli altri cercavano di elaborare quel lutto che si stava avvicinando, io che non sono mai stato bravo a dire addio, scelsi di non sigillare con la parola fine quella fase della mia vita e semplicemente scappai. Senza guardarmi indietro, senza neanche affrontare quell'esame. Mia madre, prima di morire, mi diceva sempre una cosa: bisogna sapersi alzare dal tavolo prima che l'amore venga sparecchiato. E così ho fatto, lasciando a ciascuno di loro un vago biglietto che non offriva spiegazioni. Quindi eccoci qua. Fra 3 giorni ucciderò Alex e ora, dopo 15 anni di silenzio, voglio rivedere i miei vecchi amici e scoprire se loro, a differenza di me, sono stati in grado di adattarsi alla vita che li aspettava. Accendo lo stereo e lascio che, come al solito, sia quella canzone a calmarmi. Sempre la stessa. Torre di controllo a maggiore tom. Inizia il conto alla rovescia. Comincio a mettere la mia roba nello zaino, lo faccio lentamente, con cura. E mi sento esattamente come il maggiore Tom, pronto a lasciare questo pianeta per sempre. E forse è per questo che ho bisogno di rivedere gli alieni un'ultima volta. È arrivato il momento di abbandonare la capsula, se te la senti. E tu te la senti, Alex? Te la senti di abbandonare quella capsula e lasciarti anche loro alle spalle? Qui è maggiore Tom a torre di controllo. Sto galleggiando in modo molto strano. Mi siedo di nuovo davanti al computer. E so cosa farò. Scriverò lo stesso messaggio a tutti e quattro, un messaggio che li porterà a dimenticare le ferite che gli ho inflitto, che gli ricorderà quanto ci amavamo. Cari alieni, scrivo, ma poi mi blocco perché non so come andare avanti. Come si fa a rientrare in contatto con degli amici che hai abbandonato per 15 anni? Come ti riavvicini a loro? Come vinci la resistenza e la delusione di chi si è sentito tradito? Forse solo in un modo, chiedendo loro di esaudire il tuo ultimo desiderio. This is ground control to me to town. You really made a grade. And the papers want to know what shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. Is made to time to ground control. I'm stepping to the door and I'm floating in the most peculiar way, and the stars look very different today. Vi chiederete perché la musica? Perché la musica nella biografia di ciascuno di noi è l'ancora legata agli anni della nostra vita. E anche nel tuo caso la musica nella scrittura del film ha contribuito moltissimo a creare le scene, gli ambienti, le emozioni. È servita da macchina del tempo, oserei dire. Perché quando ho iniziato a mettere in scena, a costruire, a creare la vita di questi ragazzi, sebbene conoscessi il materiale umano di cui andavo a parlare, è anche vero che a 36 anni, insomma, i tuoi 18 anni non sono proprio dietro l'angolo. Avevo bisogno di, non solo di tornare lì, ma avevo bisogno di riprendere in mano la purezza, l'incoscienza,
i sogni, le delusioni, le rabbie, le paure che in quel momento della mia vita stavano ovviamente solcando la mia anima e quella dei miei amici. E per ritornare lì ho usato la musica. Ho costruito una specie di compilation musicale molto anni 90, molto nostalgica, che oggi il buon Orioli mi aiuterà a rimettervi, insomma, a disposizione anche per voi, dove dai Red Hot Chili Peppers, passando per i Nirvana, per i Radiohead, io chiaramente sentivo molto quel tipo di musica lì, con contaminazioni anche degli anni 70, Bowie, tantissimo. E la musica è incredibile, perché scrivendo questo libro mi sono reso conto che la musica, quella musica, è stata una specie di vocabolario emotivo per me. Il lessico musicale è diventato il modo in cui io ho iniziato a chiamare per nome le emozioni. C'era un range di emozioni che quando hai 16 anni, 17 anni non comprendi, perché non è tutto felicità o tristezza, ci stanno tantissime sfumature. E io quelle sfumature le ho comprese grazie a... mi sono reso conto scrivendo questo libro, non tanto... sì, anche grazie a certi scrittori, ma in particolare grazie a certi cantautori che le hanno sapute in un certo senso codificare e dare a me la possibilità di comprenderle meglio e di riconoscermi in quelle emozioni. Quindi questo libro è anche per questo un omaggio molto forte alla scena musicale di quegli anni, e in particolare alla poetica che ha segnato secondo me molto gli anni 90. So che ormai sto andando sulla deriva del nostalgico totale, mi dispiace, era una cosa che mi ero ripromesso di non fare e ormai ho abbandonato questo proposito dal primo giorno della presentazione, quando improvvisamente mi sono ritrovato a fare ai tempi miei, purtroppo è andata così. Però in effetti io, proprio oggi ne parlavamo salendo in macchina da Bologna, io in effetti ho un problema con la musica di adesso. Adesso questo non c'entra niente con il libro, però lo dico lo stesso. Non riesco più a trovarci dentro il mio linguaggio, le mie emozioni. Non so più, è come se fosse un vocabolario che parla un'altra lingua. Io sono cresciuto, e forse gran parte dei miei personaggi al cinema, dei miei film e di questo libro in particolar modo, è profondamente ispirato dalla sporcizia di quelle emozioni, che non erano pulite, non erano semplici. A me sembra che oggi, e forse da questo nasce tantissimo anche del mio sentirmi alieno rispetto a questo mondo, oggi sono delle categorie molto nitide. Oggi o sei felicissimo, uh-huh, o sei depresso. Uh-huh. Oggi devi avere un'immagine vincente e quindi devi essere particolarmente sorridente, bello, splendente. Ci magnifichiamo attraverso le foto che postiamo, i nostri social sono diventati dominanti, uh-huh, nella comunicazione, nel modo in cui noi ci vendiamo, e dobbiamo venderci mai, insomma, è sempre una comunicazione per cui dobbiamo essere magnificati nella bellezza, nella felicità. Abbiamo delle vite a guardarle sui social che sono da paura, poi io non credo che sinceramente, è vero, non è solo la mia. E si vive in realtà... si vive la parte ombra della nostra vita, la viviamo con vergogna. I sentimenti più scomodi evitiamo di parlarne, e questo credo che faccia sentire molto soli. Negli anni 90 invece era quasi l'opposto, cioè si tendeva a sentirsi capiti, raccolti e quindi meno soli, proprio nella condivisione di sentimenti scomodi, di sentimenti difficili, voglio dire, quasi eravamo ridicoli per l'eccesso opposto, cioè se eri felice eri un coglione. Beh, insomma, non era proprio con te così, però in effetti la musica di allora, i libri che leggevamo parlavano in realtà di un malessere, e
tirar fuori quel malessere ci faceva sentire meno soli. Mi viene da pensare che però questi discorsi li può fare uno che si è fermato o uno che ha trovato il tempo di fermarsi. E qui ti richiamo ancora la scrittura. Il linguaggio cinematografico è un linguaggio necessariamente estremamente veloce, è un linguaggio che ha a che fare con tante persone, con tante professionalità, è un linguaggio che si apre e si chiude, mentre invece il linguaggio della scrittura ha necessità di un tempo lento, ha necessità probabilmente di una casa in campagna, di una casa in Umbria, ha necessità di diventare magari, se necessario, anche un po' lodatori del tempo che è andato, ma perché si ha il tempo di riconoscerlo? Scrivere è una cosa diversa, scrivere da solo è ancora più diverso. Come sì. Avviene la tua scrittura allora a questo punto? Cosa cambia quando abbandoni la metrica, la sintassi, la grammatica del cinema? L'hai definito tu in maniera molto attenta e sensibile quando hai parlato di cambio di tempo, di ritmo. È un cambio di ritmo. Io sono al solito costantemente fuori tempo nella mia vita, nel senso che in teoria dovrei essere nel momento in cui dovrei scalpitare e correre e sgomitare per stare il più possibile sulla scena. In realtà, avendo iniziato a 16 anni e avendo corso come un pazzo fino a 26, 27, fino a che la vita non mi ha fermato in un certo senso, mi sono perso il tempo di costruzione, cioè mi sono perso un tempo di riflessione, che in teoria è quello che dovrebbe avvenire proprio tra i 16 e i 20, 25 anni. È il momento in cui tu inizi a capire chi sei, il momento in cui ti chiudi nella stanza, in cui ce l'hai con tutti gli altri. È un momento in cui però anche quello è formativo, perché ti misuri con cosa voglio fare questo, voglio fare quest'altro, esplori, sbagli. Se sbagli, sbagli da solo, nessuno se ne accorge. Per cui è ottimo per fare dei tentativi. A 16 anni essere proiettato su un grande schermo e salire su una nave fantastica come quella del cinema è una benedizione per certi aspetti, è una maledizione per altri, perché non puoi mai sbagliare. Io ho vissuto tantissimo, la paura molto della mia vita, nella sensazione di non poter mai sbagliare, perché l'errore era macroscopico, se ne sarebbero accorti tu, si accorgevano se c'avevo un brufolo in fronte, se sbagliavo ancora di più. E soprattutto, non avendo costruito, avendo preso le misure con me stesso, per molto tempo mi sono identificato sbagliando con i personaggi che interpretavo, che mi davano da interpretare. E forse anche questo è il motivo per cui c'è sempre stato un po' un matrimonio negli occhi delle persone che mi hanno conosciuto così, identificandomi con i personaggi che interpreto. In realtà non mi ci riconoscevo nemmeno io in quei personaggi, ma ve lo dico. Nel senso che sentivo che c'era una maggiore complessità qui dentro che non quella che mostravo, e che ignoravo però, era un magma che non sapevo bene come definire. Poi ho fatto degli incontri fortunati e piano piano, a un certo punto della mia vita, ho capito che dovevo scalare le marce, perché avevo due possibilità: o continuare a costruire Silvio Muccino, una maschera, lasciandomi scegliere costantemente dal pubblico, dai produttori, dai registi, o potevo capire un attimo, riprendermi quel tempo che mi ero perso, anche rimettermi in una stanza chiusa, cosa che ho fatto in un certo senso. La mia casa in Umbria sarà difficile arrivarci, ve lo dico, e prendere il comando e iniziare a scegliere e direzionare quindi la mia vita. Credo che in questo senso questo libro,
i miei 35 anni e la pausa dal cinema che mi sono preso facendo piccole cose ogni tanto. È vero, ho fatto dei film anche genovese, ma insomma sono piccole cose che metto lì ogni tanto, in realtà sono quelle che mi sento di permettermi al momento, perché questo è il momento in cui la parola che definisce questo momento della mia vita è scelta, è scegliere dove andare. E in questo senso un libro libera? E in questo senso un libro è la cosa forse più liberatoria che mi è il lusso più grande che mi potevo permettere. Perché quando fai cinema sei necessariamente costretto a confrontarti e a filtrare tutte le tue idee e la necessità che ti muove a scrivere una storia con sceneggiatori, produttori, esercenti, con quello che arriva a voi in realtà è un risultato finale di tante teste che hanno lavorato a un progetto dove, se il regista è particolarmente bravo, riesce a guidare il carro, ma la contaminazione avviene a qualunque livello. Un libro no, un libro per fortuna è un terreno assolutamente neutro e è una lettera in questo senso, non troverai qualcuno che ti dice ma mettiamoci una bella ragazza al posto di... No, un libro è tuo, è una comunicazione assolutamente pura e io avevo proprio bisogno di questo, avevo bisogno di disobbedire e di farlo grandemente. E in questo modo recuperi autenticità? Senz'altro con me stesso. Poi devo dire, oggi sono quasi 6 mesi che il libro è fuori e quindi lo posso dire, il libro sta andando benissimo, ho avuto una risposta meravigliosa e quindi sento che questo atto di disobbedienza e di tracotante arroganza in realtà si sentiva l'autenticità all'interno di questa storia, perché altrimenti un libro non marcia. Non importa come ti chiami, quanto un libro ha un rapporto diretto, il mio rapporto con i lettori, oggi ce ne stanno alcuni qui, è un rapporto molto più umano e diretto che non quello del pubblico cinematografico, per cui sei una cosa che sta lì, ci si parla su cose più concrete. Scendi dalla maschera dell'icona e diventi finalmente persona, come tutti. E diventi persona e quindi in qualche modo l'autenticità diventa una condizione sine qua non, perché se non c'è quella non c'è uno scambio interessante, per cui in realtà, e a prescindere però dal risultato, che però è una cosa che ovviamente mi rende felice, io ho trovato la mia autenticità. È un tassello che mi sta riavvicinando paradossalmente all'uomo che sono. Sto facendo in modo che il mio lavoro e la persona che sono diventato vadano a questo punto un po' più di pari passo. Mi permetto di esplorare con più libertà temi anche scomodi. Io sinceramente non so se questa storia l'avessi scritta come una sceneggiatura. Anzi, questo lo so per certo, non sarebbe mai potuta diventare un film a questo stato, perché non vi voglio rovinare troppo le sorprese, ma ci sono all'interno degli elementi che sono molto dissacranti, molto poco concilianti, in particolare per il sistema cinema. E però io avevo bisogno di esplorare quello, di andare proprio lì, e nel prossimo libro lo farò ancora di più. È un'anticipazione? È un po' precoce come anticipazione, però insomma le intenzioni, sai, al di là del fatto che questa storia è nata in una pausa tra questa storia che uscirà più avanti, perché è un libro più corposo, quindi l'intenzione di un altro libro c'era già da prima di quando eravamo eroi, però ci sto prendendo gusto, nel senso che anche se la dimensione libro è questa, questa è una dimensione nella quale io mi sento più a mio agio. A parte che oggi è meraviglioso, perché vabbè, oggi è una cosa da star, ma io ho fatto le librerie. E questa è una dimensione straordinaria per me. Poter parlare,
raccontare, comunicare. Poi daremo la parola anche a voi. Allora facciamolo subito, direi, no? È meraviglioso. Facciamolo subito, la fiera delle parole è conversazione. Io sono qui semplicemente per dare la stura alle vostre domande. Immagino che ci sia qualcuno con il microfono che è disponibile a raccogliere le vostre domande. Approfittatene, ora mai più. O dovrete aspettare l'uscita del prossimo libro? Sì. Devo dire, Padova però è un appuntamento fisso, perché ero venuto qui anche per Rivoluzione numero 9. È vero anche questo. È un appuntamento fisso, quindi pure per il prossimo. Qui se non mi viene una domanda, anche la prossima volta. Ce n'è uno? Prego. C'è un microfono? Qualcuno con un microfono? C'è qualcuno? Ah, c'è qui. No, in regia io. Stanno già chiedendo. Sì, si sente? Che ha detto, su una mi trovo d'accordo. Ci date il volume al microfono del pubblico? C'è. Grazie. Su due cose che ha detto, su una sono d'accordo che non mi ritrovo neanche io sulla musica di oggi, un altro linguaggio. Su invece sull'affermazione che non si può imparare ad amare, su quella dissento. Anche su che cosa, mi scusi? Che non si può imparare ad amare. Ho detto questo? Cioè? Mi sembra di aver capito questo. Ah, scusi, parlava del libro, della lettura. Sì, sì, certo. Ah, ok, di Alex che non può imparare ad amarsi. Cioè, è anche il suo pensiero o è solo quello di Alex? Grazie. Grazie a lei, bella domanda. Guardi, sarei ipocrita se le dicesse che è un pensiero dal quale dissento, dal quale mi separo, nel senso che, detto proprio in maniera onesta e sincera, io lo spero che una persona possa imparare ad amarsi. Trovo che sia un lavoro molto difficile. Trovo che l'amore che riserviamo a noi stessi è tutto un altro paio di maniche rispetto a quello che riserviamo agli altri. Non importa quanto siamo capaci di dare amore agli altri, su noi stessi spesso e volentieri verte un giudizio molto tranchant, molto, molto doloroso, insomma siamo spietati, siamo davvero inquisitori spietati contro i nostri vizietti, peccati, torti, lati oscuri. E glielo dico perché ho fatto 8 anni d'analisi, sono stati anni importanti per me, dove ho fatto amicizia. Adesso l'amore non è scoppiato, però ho fatto amicizia, io lo so. Grazie. Ci sono altre domande? Sì. Il microfono, per favore. La mia domanda è riguardo un parallelismo sui protagonisti di questo libro, che è appunto definiti come alieni. Un altro tema è il tempo, in quanto prima li è definiti come dei pesci che preferiscono stare in una conca, in un fiume, più che proseguire. Mentre adesso le nuove generazioni per loro è più una cosa opposta, nel senso che andare avanti lungo il fiume era cosa strana, mentre stare magari in una conca era normalità, quindi essere in controtendenza è una cosa iconica. Volevo un tuo pensiero. Sai che non ho capito la domanda, scusami. È un parallelismo tra le generazioni di adesso e quelle del libro. Ok. Allora, denuncio subito che le generazioni di adesso le conosco poco. C'ho mio nipote che mi fa un po' da portabandiera, e lui è un alieno anche lui a modo suo. Per cui rischio di dire delle grandi cose sbagliate, in realtà parlando di questa, ti posso dire quella che è la mia percezione.
la mia percezione è che quello che diciamo che sento, e mi dispiace sentire, però spero di sbagliarmi, ripeto, non sono ormai veramente 36 anni e pensavo di essere comunque, invece c'è un mondo che ci separa, è un nichilismo molto forte che sento. Ho ricevuto, per esempio, il libro è stato letto anche da molti ragazzi, cosa che non pensavo, non è un libro per adolescenti, per teenager, è un libro per persone un po' più grandi. E ho visto in loro davvero una grande attrazione e confusione al tempo stesso rispetto ai sentimenti. Nel senso che ho la sensazione, e qui forse torno al mio discorso originario della musica, che agli adolescenti di oggi le emozioni vengono insegnate in maniera molto dogmatica e molto semplicistica, per cui per loro l'amore è o baci perugina, una roba proprio dove tutto è fantasticamente rosa, fantasticamente meraviglioso e zuccheroso, oppure se non appartieni a quella squadra sei nichilismo totale, sei l'opposto, ma per reazione sei l'opposto. Non c'è neanche una così grande convinzione. Quelle poche volte che mi sono trovato a parlare con, appunto, con ragazzi che avevano quel tipo di atteggiamento, poi in realtà basta niente per metterlo in crisi, insomma, è una maschera, sono tantissime maschere. Questo è un libro che parla di persone dietro alle maschere e di tutte le incoerenze, i paradossi, le sfumature, tutto quel mondo ignoto che non si può riassumere citando un personaggio del mio libro, non si può riassumere con uno smile o con un emoji. Ecco, questa forse è un po' la cosa che io percepisco, cioè che le generazioni di oggi tendono a sintetizzare le loro emozioni in base a degli emoji, a delle immagini codificate, per cui sei così o sei così, o sei così o sei incazzato nero. Il mondo intorno invece alle emozioni, che è estremamente più profondo, estremamente più caotico ed estremamente più affascinante, è fatto di sfumature, come per esempio il rapporto d'amore tra il protagonista e Eva, è inclassificabile, non rientra dentro delle categorie, non è esatto, non esiste un emoji per quel tipo d'amore, e per questo secondo me era importante e necessario raccontarlo oggi. E devo dire che la risposta che però ho avuto da quei ragazzi su questa cosa è stata molto, 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 molto bella, proprio perché in un certo senso è come se gli avessi detto: guardate che esiste, si può uscire da quella porta e si può sperimentare un terreno sconosciuto fatto di non giudizio. Ecco, quindi diciamo che sono ottimista e bisognerebbe dargli la possibilità di esplorarsi di più. Altre? Grazie. C'è una domanda ancora? Una comunicazione di servizio. Prego. No, volevo chiedere come si fa ad esprimere la propria voce che magari non è in controtendenza ai modelli che abbiamo, che vediamo nel cinema, nei film, nella TV, nella radio. Cioè, noi abbiamo dei modelli prestabiliti, ci insegnano anche a scuola ad avere certi tipi di emozioni, come dicevi. E quindi come si fa ad esprimere la propria voce, quello che vogliamo fare? Ad esempio te adesso stai facendo, ti do del tu, scusa. Certo, devi. Okay. Che hai scritto un libro che è quello che, così per esprimere quello che sei veramente, perché sennò tutti ti vedranno solo come attore, come personaggio dei tuoi film. Serve un po' di incoscienza, fondamentalmente. Nel senso che è un salto senza paracadute.
e credo che chiunque faccia un lavoro di espressione, la musica o il cinema, il teatro, la scrittura, lo può affrontare in due modi. Uno è cercando il successo e quindi cercando di funzionare all'interno di quella macchina, e un altro ogni volta è ponendo la testa sul ceppo con tutto quello che quella testa contiene e sperare che la mannaia lo risparmi, perché ogni volta è un salto, ogni volta è esprimere davvero nudamente in maniera così denudata la tua anima, che è tua e quindi in quanto tale unica, è qualcosa che non sai se incontrerà, se il gusto o meno, però per qualcuno credo che sia un po' forse l'unica reale motivazione a fare questo lavoro. Poi ce ne sono tante altre, voglio dire, però se parliamo di espressione e di trovare un proprio linguaggio, una propria voce, ma penso anche al di là, al di fuori di chi fa un lavoro artistico o meno, proprio chi, nella propria vita, credo che quasi sempre bisogna essere un po' incoscienti, perché nel momento in cui andiamo ad affermare noi stessi in maniera pura, rompiamo una regola di comportamento e di coerenza. È un esempio che faccio spessissimo, spesso quando parlo di questo libro, perché è una dinamica apparentemente semplice, ma poi non lo è. Credo che sia la 100ª volta che lo dico, ma lo ridico ancora da oggi, perché esemplifica bene il concetto. Quando cresciamo in una famiglia, assorbiamo dei comportamenti e sappiamo cosa fa piacere a mamma, papà, zio, nonna e cosa no. E ci modelliamo intorno al consenso che riceviamo, o al non consenso, questo dipende da che tipo di carattere abbiamo, però assorbiamo un modello di comportamento. Spesso quando le persone ci vedono crescere, la cosa che più spesso ci dicono è non cambiare mai, che è una frase che al tempo stesso è sì affettuosa, ma è anche una gran condanna. Cioè, non cambiare mai, muori. Nel senso che non cambiare mai è quasi contro natura. Un albero dall'oggi al domani è diverso, avrà qualche foglia in più o in meno. Tu non devi cambiare mai. Ora, io credo che esprimere se stessi anche all'interno di una famiglia significa far esplodere delle piccole strutture, perché il cambiamento fa paura. Credo che esprimere se stessi comporti necessariamente il rischio di un cambiamento, perché tiriamo fuori una parte celata, una parte non conforme, e quindi bisogna essere un po' incoscienti per farlo, però secondo me vale la pena. Leggiamo. Va bene, vi lascio con un'ultimissima lettura breve, così vi lascio con le parole di Eva, che è l'altra protagonista di questa storia, e che, perché questo libro è vero che è un libro che parla di amicizia, ma è soprattutto una storia d'amore, come vi dicevo, una storia d'amore non facilmente raccontabile e sintetizzabile, quindi lascio a lei il compito di provare a spiegarvela. Eva non l'aveva sentito. Non avrebbe saputo dire se avesse udito i passi di Alex in corridoio e il lieve fruscio della sua mano che si poggiava sulla porta, o se avesse semplicemente percepito la sua essenza che la chiamava. Si era alzata lentamente dal letto ed era andata anche lei alla porta.
aveva sollevato la mano e l'aveva premuta con forza sul legno, facendola aderire perfettamente, lei lo sapeva, a quella di Alex dall'altra parte. E la porta ora era di vetro. E loro due così vicini da passarsi il rispettivo calore. E lei lo vedeva adesso. E sapeva che lui aveva la fronte appoggiata sull'uscio, che i suoi occhi verdi erano chiusi e forse qualche ciocca di capelli gli ricadevano disordinatamente sulla fronte. Lo vedeva triste e impotente perché non poteva amarla. O forse triste e impotente perché il suo amarla rinnegava tutto quello che lui ora sapeva di se stesso. Allora chiuse gli occhi e lo pregò mentalmente. Lo pregò di ricordare i pomeriggi passati a fare finta di studiare, la musica che faceva da sottofondo ai loro corpi che si univano, le volte in cui lei gli tagliava i capelli mentre erano nudi e poi lo acconciava con pettinature buffe e lo baciava e gli stringeva il viso fra le mani e gli diceva «Tu sei mio», con quel tono convinto e prepotente di chi sa invece di non poter avanzare diritti. «Tu sei mio, tu sei il mio ragazzo, la mia bambola, il mio eroe, il mio tutto. Chi sei ora?» aveva pensato Eva mentre scivolava sul pavimento da sola adesso e la sua mano perdeva un po' la presa ma non si staccava da quella porta. «Chi sei ora?» E aveva cominciato a piangere in silenzio, raggomitolata su se stessa. Forse Alex avrebbe sentito che lei stava piangendo e sarebbe venuto a consolarla, a soccorrerla, come faceva allora. E poi avrebbe chiamato Torquemada e Melzi e Rodolfo e tutti e tre l'avrebbero fatta ridere per quello scherzo, sì, quello stupido scherzo crudele che le avevano fatto. Ma come aveva potuto cascarci? L'avrebbero salvata da quel tormento. Alex, Torquemada, Melzi, Rodolfo. Come quando erano i suoi eroi. E lei non aveva paura di niente. Sentì uno strappo nello stomaco. E in quel momento seppe che Alex non era più dall'altra parte della porta. Che se n'era andato. Che la sua assenza l'aveva abbandonata e che nessuno sarebbe entrato a salvarla dalla sua paura. E soprattutto, che quello non era uno scherzo. E mise un piccolo lamento, stringendo ancora di più le ginocchia contro il petto, sentendo l'Alex di allora farle sempre quella domanda, sempre la stessa, che le rivolgeva ogni volta che smettevano di ridere e sembrava che lui temesse di perderla. «Ma se diventassi cieco, pure grasso, deturpato, molle, che faresti?» «Ti amerei ancora», rispondeva lei sicura. «Sì, ma se diventassi calvo, cattivo, non so, spregevole», chiedeva ancora lui con l'urgenza negli occhi. Già sapeva. Sentiva che qualcosa dentro di lui, una trasformazione violenta e inarrestabile, li avrebbe separati. «Ti amerò sempre e comunque, qualunque cosa tu sia». Bisbigliò adesso Eva, raggomitolata per terra, mentre le lacrime stanche smettevano di scendere. Mette di nuovo la mano sulla porta, anche se sapeva che quella di lui non c'era più. «Ti amerò sempre e comunque», ripeté, mentre un torpore caldo e salsifico la liberava da quella disperazione, e scivolò nel sonno, senza accorgersene. E quando sognò, sognò del tempo in cui erano eroi. I wish I could swim. Dolphins can swim to nothing. Will keep us together. We can be them forever and ever. Oh, we can be heroes. I
you will be my queen. Turn nothing, we'll drive it away. We can be heroes just for one day. We can be heroes just for one day. Rioli. Grazie Silvio Muccino. È stata Graziano, grazie. Graziano Silvio Fossi. E Bruno, è stata una magnifica conversazione. Piccole grazie, perle nel pomeriggio di Padova. Grazie a tutti cuore. Voi. Grazie davvero, per grazie. Chi lo desidera, in fondo alla sala la libreria Zapparella ha in vendita il libro Quando eravamo eroi. E per chi lo desidera, sempre in fondo alla sala, i volontari di Medici con l'Africa QAM chiedono a tutti di fare un gesto semplice ma concreto per dare voce all'Africa: farsi una foto con la mano davanti al viso per dire io con l'Africa. Grazie Silvio. Grazie a voi, grazie. Grazie Bruno.